Siamo nello stand di MDF con il designer Viktor Vasilev, che ha progettato diverse cose per l'azienda, un divano e dei tavolini. Ce li puoi descrivere? Buongiorno. Innanzitutto vorrei ringraziare l'azienda che quest'anno mi ha dato molta fiducia. Pur essendo un giovane progettista, mi hanno affidato il progetto principale del loro salone, che è appunto il sistema componibile Graf. Lo chiamo un sistema perché non è un semplice divano. E in più abbiamo realizzato dei tavolini che si chiamano K. Il divano è nato con la chiara volontà di realizzare un imbottito che innanzitutto possa essere riconosciuto come un prodotto dell'azienda MDF Italia. Quindi siamo partiti proprio con l'idea di voler fare qualcosa che, a prescindere dal bello o del brutto, possa essere davvero in sintonia con tutto quello che è il linguaggio e il pensiero dell'azienda. Infatti non è un semplice divano, come dicevo prima, ma un sistema composto da elementi imbottiti, 5 per essere preciso, e 3 tavolini che sono perfettamente integrabili con questo divano modulare. I concetti che contraddistinguono questo divano sono pochi e chiari, quindi la modularità, la flessibilità, la qualità nella realizzazione e soprattutto la graficità, che è rappresentata da una cucitura a vista in contrasto con il tessuto di solito scelto sul rivestimento del divano, che appunto cercano di riportare nel mondo dell'imbottito questa graficità che, a mio avviso, è caratteristica per l'azienda MDF. E invece, per quanto riguarda il tavolino? Allora, il tavolino è nato per risolvere un problema, ad essere sincero. Allora, l'azienda l'anno scorso ha presentato dei nuovi materiali, appunto dei nuovi rivestimenti in ceramica per i tavoli già esistenti a catalogo, quindi aveva rinnovato dei prodotti storici dell'azienda usando questo nuovo materiale ceramico di grandi dimensioni, che però ha creato un problema, nel senso che rimanevano degli scarti, dei residui, perché le piastrelle sono di dimensioni notevoli, circa 3 metri, mentre invece i tavoli più venduti sono di dimensioni inferiori, quindi rimanevano quasi sempre questi scarti di altissima qualità, anche di un certo costo, appunto perché è un materiale molto prezioso, che diventavano un problema. Prima di tutto i rifiuti oggi hanno un costo non indifferente, ma in più era un peccato perché effettivamente è un materiale bellissimo, di estrema qualità, innovativo, e quindi l'azienda si è rivolta a me chiedendomi qualche idea, uno spunto per cercare di trasformare il problema in qualcosa di valore. L'idea si basa principalmente non sulla forma, ma sulla quella che è la struttura che regge questo tavolino, che è una struttura fatta con il storico profilo a sezione quadrata dell'azienda, dell'MDF Italia, bicolore bianco-nero, che crea un disegno particolare per terra. Quindi nell'aggregazione tra i 3 diversi elementi, perché vengono in 3 misure diverse, si riesce a ottenere una specie di labirinto a terra, che credo sia divertente perché può mutare ogni volta spostando il tavolino.